Recupero il telefono e sblocco lo schermo. È un SMS da parte di un numero sconosciuto. Il cuore mi schizza in gola mentre lo apro. Avvicinati alla finestra. Oh mio Dio, è lui! Strillo nella mia testa. Ma dalla bocca non esce alcun suono. Mi rialzo a fatica e raggiungo la finestra. Adrian è in piedi, sul marciapiede, accanto al lampione che illumina la sua figura. Appena mi vede, si porta il telefono all'orecchio e il mio inizia a vibrare. Sa anche il mio numero. Mi rendo conto in ritardo e gli occhi mi si riempiono di lacrime. Non dovrei rispondere, ma lo faccio. Prendo la comunicazione e accostando il telefono all'orecchio, senza dire niente. Ciao, mio splendido pezzetto d'arcobaleno. Come stai? Serro le labbra, limitandomi a guardarlo dall'alto in basso. Questa prospettiva, però, non mi aiuta a sentirmi superiore. Tra i due, è decisamente lui ad avere la situazione in pugno. Emette un sospiro ed è così intenso che mi sembra quasi di avvertire il suo respiro caldo nell'orecchio. Tremo e spero che i suoi occhi di falco non se ne accorgano. Scusami, è una domanda stupida. È ovvio che tu stia male in questo momento. Ascoltare la nostra canzone al locale e poi trovare quelle rose sul tuo tavolo devono averti turbato profondamente, mia piccola Luana. Scommetto che il tuo cuoricino sta battendo forte. Ride e una lacrima scende sulla mia guancia. Stringo il telefono, chiusa nel mio mutismo, e aspetto che vada avanti. Ah, Luana, Luana, così bella e così testarda. Lo vedo scuotere la testa. Capisci che non mi fermerò fino a quando non ti avrò avuto ai miei piedi? Potrei prenderti con la forza e poi gettarti via come uno straccio vecchio una volta saziatomi di te. Ma io non sono quel tipo d'uomo, dolcezza. Ti sto gentilmente convincendo a venire da me. Di solito mi basta schioccare le dita per avere una donna. Ma tu sei diversa, per nostra sfortuna. Non sono mai ricorso a questi metodi estremi per scoparmi chi desidero. E non riesco a decidermi se la cosa mi faccia più incazzare o eccitare. Io ho iniziato il gioco, ma tu hai il potere di fermarlo. Ti basterà pronunciare due semplici parole. Prendimi, Adrian. Un fiotto di bile mi riempie la bocca e lo mando giù prima di rispondere. A me vengono in mente queste parole, invece. Fottiti, Adrian! La mia voce mi trema e ne sono fiera. Vedo che la gattina ha sfoderato di nuovo gli artigli. Chissà come sarà a sentirli conficcarsi nella mia schiena quando la scoperò. Faccio una smorfia di disgusto mentre lo inspira ed espira rumorosamente. Ascoltami bene, Luana. Da questo momento in poi io ti accompagnerò in ogni tuo passo, in ogni tuo gesto. Mi vedrai in ogni immagine che i tuoi occhi coglieranno, anche se non ci sarò fisicamente. Mi insinuerò in ogni tuo discorso, in ogni tuo pensiero. Scorrerò nelle tue vene, insieme al sangue, controllando il tuo cuore. Ogni volta che inspirerai, avvertirai il mio profumo nell'aria. Mi troverai nella luce del giorno e nell'oscurità della notte. In ogni lacrima e goccia di sudore che verserai, in ogni sorriso che farai e in ogni sensazione che proverai. Ovunque tu sarai, io sarò al tuo fianco, sempre. Le sue parole sono qualcosa che non dimenticherò mai. Sto per vomitare e svenire allo stesso tempo, ma mi sforzo di non crollare proprio adesso, perché lui confida esattamente in questo. La cosa terribile è che io lo sento davvero dentro di me, come una presenza maligna che mi avvelena poco a poco. Vorrei estirparla, ma non ne sono capace.
Tu sei pazzo, Adrian. Fatti curare. Ride. Ti piace Londra? Spero di sì, perché è appena diventata la tua gabbia e io sono l'unico ad avere le chiavi. Sei in trappola, Luana. Vediamo quanto riuscirai a resistere prima di pronunciare quelle due parole. Vaffanculo! Ringhio. Essere maleducata non ti aiuterà. Lascia che ti scopi e tutto questo finirà. Preferisco morire piuttosto che farmi toccare da te! Vedremo. Il bacio ti è piaciuto, quindi sono fiducioso. Intanto ti auguro la buonanotte. Mi raccomando, sognami. Io mi farò una sega nella doccia pensando a te, a quando sarai completamente mia. E riattacca, raggiungendo con passo sicuro la berlina che lo attende. Sconvolta, infilo il telefono nella tasca, afferro il vaso con i fiori e lo lancio contro la porta, producendo un fracasso assordante che di sicuro avrà svegliato mezzo palazzo. Non me ne frega niente. E non mi importa neanche del casino che ho combinato. Ci sono acqua, fiori e cocci di vetro dappertutto. Ci penserò domani. Adesso è tardissimo e sono a pezzi come quel vaso. Mi trascino in camera da letto in uno stato di trance e mi butto sul materasso così come sono, con i vestiti e le scarpe indosso. Affondo il viso nel cuscino e prego di aver sognato tutto, finché la stanchezza non mi trascina in un sonno profondo, sottraendomi all'amara realtà per qualche ora.